Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Negozio, come state? Spero tutto bene e bentornati su questo nuovo video di GTA5 con il nostro unico ed imitabile Ronaldo Junior. Già ragazzi, proprio così perché, attenzione, ho una bella notizia per voi. Già, perché il video che vedremo oggi non è un video speciale, ma io lo chiamerei più video inedito, perché è un bellissimo video dove succede qualcosa che in 100 e passa episodi non abbiamo mai visto. Quindi se ci sarà una nuova bella trama, bella fresca, bella, che lascerò decidere comunque a voi nei commenti. Quindi guardate il video fino alla fine e poi nei commenti, come abbiamo anche sempre fatto, lasceremo che alcuni di voi scelgano il finale o scelgano come andrà avanti questa nuova trama con Ronaldo Junior. Già, perché questa storia sembra veramente molto avvincente, quindi guardate tutto il video perché sarà stupendo. Bene, allora io direi di partire subito ragazzi, perché Ronaldo Junior sta facendo già un giro. Quindi mi raccomando, come sempre ragazzi, se volete farmi piacere un bellissimo mi piace, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre attivi, attivate la campanella notifiche così non vi perdete nessun video. E vi ricordo che sempre a fine video, sotto gli ultimi due su Instagram, trovate in descrizione qui, basta cercare semplicemente @realentoni per venire a seguire e già quel fatto. Quindi ci conto, mi raccomando. Ciao! Qui vi saluta Ronaldo Junior. Come vedete siamo, forse nessuno se lo ricorda, in un'altra casa che sicuramente non è la nostra, cioè, insomma, lo vedete, non è la nostra casa. Nostra non ha le auto dentro casa, vabbè, non c'ha i motori dentro casa, insomma, casa nostra non è così, non è questa. La riconoscerete sicuramente, se l'avete ancora riconosciuta, ve lo dico io. Questa è casa di Neymar, ragazzi, che precedentemente era anche casa di Messi e dopodiché si sono separati. Giustamente, Neymar, quando Neymar è andato al PSG, Neymar si è tenuto questa casa, Messi si è comprata la famosa casa sul mare, che ormai conoscete abbastanza per tutte le cagate che ha fatto Ronaldo Junior. Quindi allora, come vedete, oggi vi spiego al volo la situazione. Sono venuto qui con papà perché doveva discutere con Neymar di alcune cose, non so di che diavolo stanno discutendo, sinceramente non mi interessa. Sono solo venuto con papà, lui è venuto con la Ferrari, sono venuto con la BMX, perché ragazzi, quanto tempo è che non uscivamo la bicicletta? Porca miseria, era un casino. E la sesta elemente, la mini moto, è questa, è quella. Avevamo abbandonato la bellissima BMX, che è, diciamo, non è il veicolo, è, diciamo, la bicicletta con cui siamo partiti, la prima cosa che abbiamo avuto. Quindi sono venuto qui con papà per fare un giro. Papà, senti, io me ne vado sinceramente, perché non ho capito che ne hanno per un po' da discutere. Quindi ciao papà, ciao Neymar, papà ti aspetto a casa per pranzo. Sono venuto qui con papà, come ho detto, per fare un giro e anche per riscoprire, mi è venuto il pricio di andare di nuovo in bici. Potrei andarmene con la Lamborghini, potrei andarmene con la Ferrari di papà. Però ragazzi, è un botto di tempo che proprio non usavamo la bicicletta. Infatti, come abbiamo fatto anche un po' di strada, perché noi siamo partiti da casa nostra, che è qua, vi ricordo, da queste parti, siamo arrivati fino a qua, dove siamo, abbiamo fatto un bel po'. Vabbè, comunque, direi che dovrei tornare al parco adesso, quindi c'ho un bel po' di strada da fare. Oh, fermati Ronaldo Junior, fermo un momento, che sono sti spari? Fermo, non devi impennare. Ti senti anche tu Ronaldo Junior? Eh sì ragazzi, sentono degli spari insistenti in lontananza. Non so se lo sentite bene, ma sentono degli spari. Aspetta, fai passare la macchina. Ragazzi, mi è incuriosito, ma qua... Oh, aspetta un momento, Ronaldo Junior, ma da qua non si va mica a Forte Zancudo, sbaglio? Eh sì, da qua si va a Forte Zancudo, Ronaldo Junior. Sei sicuro di voler andare? L'ultima volta che siamo andati a Forte Zancudo è finita male. E se non c'era Ronaldo saremmo stati ammazzati. Ragazzi, ovviamente, se ancora non avete messo mi piace a questo bellissimo episodio, mettetelo, perché dopo rimarrete senza parole, non avrete tempo di mettere mi piace. Quindi mi raccomando, mettete mi piace. Il numero dall'origine degli spari dovrebbe essere qui. Oh, ma ci sono dei militari. Ronaldo Junior, dovresti fermarti, se no ti sciolgono come l'olio nel burro. L'olio nel burro non si scioglie, non lo so, non ci interessa. Insomma, avete capito quello che voglio dire. Mi scusi, signore. Dio, ci sta uno in mezzo al cespuglio lì. Ma che diavolo. Scusi, signore, posso chiederle una cosa? No, niente, ho sentito degli spari insistenti. Volevo sapere, passavo qui di dietro, abita un amico di mio padre, volevo sapere cosa fosse successo, niente di che. Posso sapere che è successo? Ok ragazzi, è pieno di militari, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5.
E questo qui è molto scorbutico, sta dicendo di andarcene via perché questi sono affari interni di Stato, di Fort Zancudo, e un bambino come noi non dovrebbe mischiarsi in queste cose. Sì, ha ragione, però ho sentito spari insistenti come una caccia all'uomo, no? Insomma, una cosa del genere. Vabbè, sì, ho capito, me ne vado, scusi, scusi per il disturbo, volevo soltanto sapere. Ok, ragazzi, a quanto pare questa zona è off limits, perché ci sta un altro militare lì, non l'avevo visto. A quanto pare questa zona è off limits, non si sa che cosa stia succedendo, a chi erano rivolti quegli spari. Andiamocene prima che sparano anche a noi. Io ero semplicemente curioso, sentendo degli spari, ed ero semplicemente curioso. Oh, ragazzi, c'è una persona in mezzo al cespuglio. Non posso fermarmi qui, sennò potrebbero pensare male. Sta cercando di dirmi qualcosa, ma ragazzi, è un uomo, è una persona, non capisco. Senti, non posso fermarmi qui, vai più avanti perché qui è impossibile fermarsi. Vai più avanti, cerca di arrivare alla fine della strada, ti posso aiutare. Forse ragazzi è lui che stavano inseguendo, in ogni caso non posso aiutarlo qui. Se mi fermassi qui sarebbe proprio palese e i militari verrebbero a prendere anche me. Non so chi. Io ragazzi, ho visto una persona. Cioè, non sono riuscito a capire bene se era un bambino, un ragazzo o un uomo, perché cioè, ho mischiato nel cespuglio e non riuscivo a vedere. Possiamo solo sperare che arrivi alla fine della strada. Gli ho dato le indicazioni di venire in quella casa, che è quella di Neymar. Motivi di tutta Forza Zancudo che va a casa di Neymar. Chissà perché ragazzi stavano sparando quella persona lì. Vabbè, ora in ogni caso lo scopriremo. Come vedete ci sono pattuglie che girano intorno di militari. Poi stanno cercando proprio quella persona. In ogni caso gli ho detto di venire qui, quindi c'è poco da fare, lo aspetteremo qui. Cerchiamo di andargli incontro, non lo so. Non potete credere a quello che stiamo vedendo, ragazzi. Si è presentato un bambino davanti a noi. Ok, le domande sono tantissime. Chi è sto bambino? Perché gli sparavano? Perché gli stavano dando la caccia? Che diavolo sta succedendo? Ehi, mi senti? Ragazzi, a quanto pare sembra spaventato. Oddio, c'è del sangue a terra. Mi sa che, ragazzi, ecco perché. E ora, ragazzi, penso che sto iniziando a capire, penso che state a capire anche voi. Stavano sparando lui e penso che lo abbiano colpito. Se sei ferito, ti devo portare in ospedale. Guarda, ha perso un botto di sangue. Ci ha detto che ha bisogno di aiuto, vuole essere aiutato, non vuole essere preso dai militari e che dobbiamo andarcene da qui prima che vengano. Sì, ma voglio sapere chi è. Cioè, allora, dal dialogo che non ho capito, cioè sta emergendo che questo bambino viene dal futuro. Cosa sa dal futuro? Renato Junior, secondo me ci sta prendendo in giro. Secondo me vuole solo scherzare, vuole giocare con noi. No, sta dicendo che è serio e che viene dal futuro e che ha bisogno di scappare da qui e che ci racconterà tutto quando saremo lontani da Fort Zancudo. Ok, ragazzi, sincero, io non ci sto capendo niente. Questo bambino dice di venire dal futuro. Ma per come è vestito sembra essere una persona normale dei miei tempi. Sinceramente non capisco. Ma chi è che mi chiama in continuazione? Papà. Ah, sì, scusa papà, vuoi sapere se deve tornare a casa oppure dobbiamo rimanere qua? Sì, papà, dovresti portarti questo mio amico perché io non ho la bicicletta. Papà dice di non averlo mai visto. Sì, tranquillo, papà, tu po', papà. Basta, lo sai quando fai così mi fa incazzare, mi fa fare brutte figure. Devi portare questo mio amico che ho appena conosciuto, ok? Io non lo posso portare in bicicletta, quindi portalo in Ferrari e ci vediamo. Come vedete ci siamo messi in marcia, sinceramente non ci sto capendo niente, ma un motivo ci sarà se i militari stavano dando la caccia a un povero bambino. Cioè ragazzi, sembrerebbe avere la mia età, 12-11 anni, non di più e non di meno. Infatti, come vedete, davanti a me c'è la Ferrari di papà e stiamo andando appunto in ospedale, nel punto più vicino, anche se ci vorrà un po' di tempo. Insomma, a questo punto, ragazzi, siccome la strada è molto molto lunga, ci vediamo direttamente quando arriviamo in ospedale, così almeno non perdiamo tempo. Abbiamo portato un attimino questo ragazzo che dice di venire dal futuro all'ospedale e il dottore gli sta facendo due domande su come si sia procurato la ferita e basta, cioè lo vuole semplicemente medicare, ma lui penso che, cioè, sembra che non voglia proprio parlare, non voglia dire nulla. Ma perché non parla? Perché non parla? Ti conviene farti curare, fratello. Ora il dottore va a prendere tutti i medicinali e ti cura. Ok, ragazzi, a quanto pare è successo un imprevisto. I militari ci hanno trovati, sono sulle nostre tracce. A quanto pare sento il dottore che sta dicendo che non hanno l'autorizzazione di entrare in ospedale. Ma penso che adesso lo spareranno, non c'è stato che scappare dalla finestra. Lo fanno nascondere dietro quella tenda. Che poi, tra l'altro, non può piegarsi perché gli fa male la gamba. Dio, Ronaldo Junior così in questa posizione sembri un nano. E le gambe glitchate. Ok, ragazzi, dovremmo andarci prima che i militari ci prendano. Al mio tre dobbiamo scappare dalla finestra, assolutamente. Penso siamo riusciti a uscire dal Philips Hill Medical Center, quello che è. Dobbiamo scappare prima che ci trovino i militari. Quell'infame di papà se n'è andato. Cioè, gli avevo detto io di andare via in realtà. Quindi, ragazzi, non c'è altro che tipo, dovremmo tornare a casa a piedi. Mi dispiace tanto per lui, per la medicazione, ma
Anche lui ha detto che preferisce stare a casa mia che stare in ospedale, perché come te i militari ci hanno già, ci avevano rintracciato, non so come, forse c'ha. Non è che. Oh, mi è venuto un dubbio, fratello, ma non è che c'è tipo un microchip nella bocca e devo tirare un pugno? Possibile? No, dai, sto scherzando. Dai, andiamo via di qua, l'ho buttato a terra. Beh, ragazzi, devo dirlo, dal centro per arrivare fino a casa ci abbiamo messo un bel po' di tempo. Infatti, come vedete, sono le 6 e un quarto quasi. Senti, facciamo così. Aspetta qui, vedo se la via è libera, non si sa mai, ci sono le guardie dell'FBI. Qualcuno può sapere qualcosa. E magari sono collegati con Forza Zancudo. Quindi aspetta qui un momento che vengo subito. Nasconditi, mi raccomando. Sono solo fortunato, c'è solo il pilota. Beh, il pilota c'è sempre, caso mio papà bisogna urgentemente dell'aereo. Ok ragazzi, sembra che le guardie dell'FBI non ci siano. Fortunato, possiamo nasconderlo, tenendolo nascosto da qualche parte. E aspetta! Aspettate ragazzi, devo fare il giro, devo fare il giro. Forse ci hanno trovato, forse ci hanno trovato. No, c'è un militare! Ragazzi, non mi resta altro che buttarlo giù. Lascia stare il mio amico, campo segreto, tiè! No, cadi, cadi! Oh, guarda, tranquillo, non ci aiutare, facciamo tutto noi. Sì che il colpo segreto, ragazzi, non perdona. Trovatemi uno che è sopravvissuto al colpo segreto. Che è il mistico Ronaldo Junior, poca miseria. Intanto quest'arma la prendiamo noi. Che adesso se ti rialzi ti sparo una raffica che ti faccio saltare. Non ho la minima idea di come si aggeggi, sinceramente, però gliela punto, magari sparerò con la sicura, non lo so. Il nostro amico Strambo, ragazzi, sta dicendo che viene dal futuro e che stanno per accadere orribili, orribili cose. Cioè, stanno per accadere veramente delle orribili cose. Il nostro amico dice che vuole aiutarci a prevenirle. Ma che sta. Che. Non ci sto capendo niente, ragazzi. Vi giuro, da quando è iniziato questo episodio? Io non ci sto cambiando niente. Ronaldo Junior, secondo me, è talmente stupido che non sa manco quanto fa uno più uno. Figurati se sta capendo un discorso di questo calibro. Si sa da dove, dice che è arrivato tramite una macchina da Forte Zancudo. Non ci sto capendo niente. Cioè, ci ha spiegato che a Forte Zancudo c'è un laboratorio segreto, una macchina del tempo. E lui è arrivato da lì, è riuscito a scappare in qualche modo. E i militari gli stanno dando la caccia. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, perché adesso ci sarà una grande, bellissima trama, un bellissimo mi piace per il supporto, iscrivetevi al canale. Di cui vi ringrazio tantissimo se lo fate. E cosa importante, nei commenti ditemi come vorreste che andasse avanti questa cosa, perché Ronaldo Junior qui sta ascoltando tutto il discorso che gli sta facendo il suo amico, che a quanto pare si chiama Dante. Ecco un bel nome, devo dire. Quindi abbiamo scoperto anche il nome di questo bambino. Ditemi nei commenti come vorreste che andasse a finire questa storia, perché ha detto che succederanno delle orribili cose. Quindi a voi ragazzi il compito di scegliere la continua di questo video, la trama che ci sarà, perché sarà veramente una cosa fighissima. Magari lo scegliete voi, potete svarionare come vi pare. A quanto pare, ragazzi, il video di oggi finisce qui. A voi l'onore nei commenti di scrivere quello che ci dirà il bambino del futuro, perché a quanto pare ci sono dei risvolti inediti a Los Santos. E per questo è tutto, grazie per essere stati con me anche quest'oggi, come cozzo. E schiere per tutti, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!